60.000 mi piace e Fuse mi porterà al Maradona. Non è vero, non la porto, Juventina questa, oh. Sì. Ma che vuole. Bella ragazzi, carichi come non mai da Fuse Gamer. Oggi ragazzi siamo qui con un video incredibile perché oggi ritorna allo stadium con la Giuseppina. Faccio vedere. No, aspi. No. Ma già voglio spoilerare, aspetta un attimo. Ayu, io vi dico solamente una cosa. Lei è la prima volta che va allo stadio. Cioè, per farvi capire, un napoletano che non porta la propria ragazza al Maradona, ma per la prima volta la porta allo stadium. Ayu, guardate a che se cosa. Che tu devi spiegare. Tu devi spiegare da piccolina. Io ti favo Juve. Cioè, voglio veramente. Le mail la devi dire sta cosa. Vai, Juve dici. Trattino basso un tino che ho già voglio ma siamo pazziana ma con chi immagini mi siamo. Comunque io, per chiunque non l'avesse capito, sono a Torino per vedere Juventus Fiorentina, contadino che tra poco vedrete. Vabbè dai, comunque l'altra volta è stata veramente, a parte la sconfitta della Juve con l'Empoli, è stata veramente una bella partita, vederli a 2 metri di distanza, quindi amo sarà una bella esperienza, lo dico. Io canterò l'inno della Juve. Ma vaffanculo, aspetta. No no, aspetta. Quindi ragazzi, adesso prima di andare alla partita, perché sono le ore 14:47, vabbè, giocano da 3 orette, adesso mangiamo e poi ci dirigiamo allo stadio. Sciomma! Sì. Dati, sei pronto? Sono pronto, sono carico. Qui abbiamo anche l'interista, il buon Davide. Pronostico? Guarda la Fiorentina. Vabbè raga, comunque sarà al di là di tutto una bella partita, no Tati? Dai, spero. Però sarebbe grandioso, Giuse. Che vincesse l'Inter. L'Inter, vabbè. Vabbè. Ah, l'Inter, vabbè. Wow. E che fai? Una pizza non te prendi prima della partita? Yamme belle! Yamme belle! Oh, io magari sta mozzarella. Allora, ci stiamo dirigendo allo stadio, però diciamo la verità. Io già ti ho proposto di venire al Maradona. Io già ti avevo detto Napoli-Bologna di quest'anno e Napoli-Torino. Io ho detto no, non sì. Voglio venire, non voglio venire, non voglio venire. L'esame. Sì, e mo non tenivo l'esame. No, ma non ce l'avevo. E questa giornata me la ricorderò e la racconterò ai miei figli. Quindi non ti senti un po' in colpa? Quindi forse? Juve. No! Amo, emozione oppure... Veramente, sono super emozionated. Vai, andiamo? Andiamo. Attimo, arrivo. Ma io ci siamo appena seduti. Siamo praticamente più vicini ancora di più all'altra volta. Guardate qui. Seriamente non sei mai stata allo stadio. No. Quindi questa è una partita prima ufficiale di Serie A, certo, di Giuseppina. Speriamo di portare fortuna. Vabbè, innanzitutto noi ringraziamo Adidas per l'occasione. Speriamo sia innanzitutto una bella partita, come ho detto già. Così dai, ci godiamo un bel calcio. E vedi questo sport quante emozioni dà, amore. Sia negative che positive. Anche Caglion, forse dopo voglio la maglia. Guardi, abbiamo anche lo schermetto qui, guardate. Beh, per riguardare i replay, eccetera. Bello, bello, bello. Là c'è anche il futuro campione Dusan Vlahovic. Lo vedremo prossimamente in una delle big d'Europa. Poi abbiamo dovuto abbandonare Tati, però ci siamo, la partita sta per iniziare, il clima è teso, comunque la Juve deve forse vincere. Pronostico Giuseppina? 2-1. Vediamo. Io Giuseppina provo a fare la foto a Dybala. Uè, ma sei la mia fidanzata, sei. Vabbè, gli occhi sono fatti per guardare. Dai Paolo, eccolo là. Guardatela ancora. Oh.
Guagliu finisce il primo tempo 0-0. Spero di non essere venuto a Torino per uno 0-0. Comunque, sensazioni? Sinceramente mi aspettavo di meglio, nel senso... Vabbè, vediamo, vediamo se ne capisci. Tanto capisci più di me sicuro. Chi ha giocato meglio questo primo tempo? Allora, la Juve ha fatto parecchio. Ma in realtà manco la Fiorentina ha giocato chissà che, Prima parte Juve, seconda parte Fiorentina, secondo me, del primo tempo. Però vediamo sto secondo tempo se ci regala almeno un gol. Però, magari più. Dopo aver urinato, comincia il secondo tempo, raga. Siamo già al 47esimo. Vediamo come va. Nel bene o nel male? Niente. Niente. Che grande! Raga, rosso per un giocatore della Fiorentina. Aveva fatto un fallaccio. Ma non so se era tipo doppia ammonizione o espulsione diretta. Sto capendo chi è, però non capisco. Penso Milenkovic, difensore centrale della Fiorentina. Può essere buono per la Juve e brutto per la Fiorentina. Però vediamo, dai. È entrato 10 minuti fa, ha fatto un bel gol, devo dire la verità. Dopo l'espulsione la Fiorentina si è buttata tutta dietro. Sei felice? Adesso andiamo da Tati, poi passiamo ai saluti. Comunque vittoria della Juve, che ci può anche stare, perché comunque diciamo che la Fiorentina nel secondo tempo ha giocato, ma comunque alla fine ci poteva stare anche il pareggio, devo dire la verità. Però con l'espulsione ha dato un vantaggio alla Juve, quindi amo. Ancora, basta! Oh Tati, sto giro ho portato bene. Però il merito di Giuseppina. La godi? No, dobbio. Qua al 90esimo, vabbè. Qua un quadrato. Si gode il doppio con quadrato. Ex Fiorentina, si gode di più. Messaggio ai fiorentini. Magnate sta bistecca, va. Lasciamo. Lasciate un bel mi piace, un bel commento. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. L'ha aggiunto, va bene. Noi ci ripecchiamo la prossima. Bella ragazzi.